Fondazione di origine bancaria sono dei patrimoni di proprietà di un territorio e di una comunità. Possono infatti diventare degli investitori sociali, cioè impiegare una parte del proprio patrimonio in investimenti che rendono meno ma hanno il vantaggio di perseguire in modo diretto la missione filantropica e di utilità sociale che la Fondazione si è data. Si tratta di un ruolo innovativo per le fondazioni di origine bancaria. I bisogni a cui si rivolge questa attività fanno capo a un welfare pubblico che è in costante e strutturale regressione. L'investimento sociale è un nuovo modo per restituire alla comunità e rendere visibili i benefici di un patrimonio che la comunità ha accumulato nel tempo. L'edificio è destinato alla riabilitazione ed è collocato in un'area di margine. Le aree circostanti sono aree in trasformazione, quindi offrono la possibilità di inserire ulteriori servizi. Ma non appare come un edificio ospedaliero. Mantiene un aspetto accogliente, quasi residenziale, per accentuare che la riabilitazione è un momento verso la guarigione. La luce naturale nei corridoi dell'ultimo piano, che viene dai lucernari sul soffitto, che dà un'impressione distesa dello spazio interno, l'uso della luce e della vista verso l'esterno con finestre che arrivano a terra e naturalmente l'uso delle terrazze. L'uso del colore allontana l'immagine ospedaliera dell'edificio. Il piano terra, molto trasparente perché non ci sia un'idea di separazione tra l'esterno e l'interno, è un edificio che deve agire in modo da diventare un reale condensatore sociale. Per housing sociale si intendono alloggi a canoni calmierati offerti a coloro che non hanno accesso all'edilizia residenziale pubblica perché non hanno i requisiti, ma che contemporaneamente non hanno accesso al mercato perché non possono permetterselo. Si sta sviluppando anche un modello abitativo diverso che consiste nel offrire sia alloggi ma anche servizi e strumenti per l'abitare. Un altro elemento importante dal punto di vista progettuale è proprio la forma. Ci sono delle forme che più di altre favoriscono la socializzazione e la costruzione del tessuto urbano. Il progetto di Via Bargarina si sviluppa in un'area di completamento che sta a cavallo tra un tessuto urbano consolidato e un tessuto produttivo. Per noi è importantissima la relazione tra l'intervento che noi facciamo e il quartiere esistente, perché si crei all'interno del quartiere un nodo vitale del quale possano godere tutti. Una piccola azienda agricola destinata alla produzione di prodotti agricoli e di servizi per l'accoglienza, gestito da una cooperativa sociale formata da genitori, volontari e ragazzi con disabilità. Il fabbricato sarà il perno dell'intera attività, suddiviso su tre livelli. Il più basso ospiterà le attrezzature e le attività agricole. Il piano primo sarà dedicato all'accoglienza e alla ristorazione, l'ultimo piano offrirà servizi di ospitalità. La costituzione di un luogo nel quale ragazzi con disabilità possano perseguire migliori obiettivi di vita personale, garantendo una forma di autogestione e di autosostentamento. Riteniamo che possa avere anche come obiettivo quello di aumentare le possibilità di relazione e le possibilità di servizio per l'intero ambito nel quale si viene a inserire.